tutta la materia è vivente. Compendio degli insegnamenti teosofici, Annibbe San. Il termine spirito-materia è usato di proposito. Con esso si afferma implicitamente il fatto che non esiste materia morta. Tutta la materia è vivente, le sue più sottili particelle sono altrettante vite. La scienza è nel vero quando afferma che non vi è forza senza materia, né materia senza forza. Forza e materia, congiunte indissolubilmente, attraversano l'intero ciclo della vita di un universo e nessuno può separarle. La materia è forma e non vi è forma che non sia manifestazione di una vita. Lo spirito è vita e non si ha vita che non sia limitata da una forma. Perfino il Logos, il Supremo Signore, durante la manifestazione di un universo, assume l'universo stesso come sua forma. E così si dica di tutto, scendendo fino all'atomo. Commento. Annibbe San, 1847-1933, attivista, saggista, teosofa britannica, allieva di Elena Petrovna von Hahn, coniugata Blavatsky, anglicizzata in Elena Blavatsky. È possibile credere che, attraverso la Blavatsky, 1831-1891, teosofa, saggista e medium russa, naturalizzata statunitense, i maestri immateriali abbiano continuato, dopo Allan Kardec, il processo evolutivo che hanno poi chiamato presso il cerchio medianico K, progetto spiritico.